Grazie, grazie a voi. Buongiorno a tutti. Non è ogni giorno che facciamo, non è molto spesso che facciamo una conferenza stampa su due antiche eresie. Pelagianesimo e gnosticismo, però sono due eresie che in un certo senso sono state aggiornate, credo. E questo è il senso, il motivo del documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella mia opinione, se non mi sbaglio. Abbiamo qui il prefetto della Congregazione, Monsignor, Sua Eccellenza Monsignor Ladaria, e anche il segretario, Sua Eccellenza Monsignor Morandi. Cominciamo subito con lei, Eccellenza. Grazie. Allora, a seguito della pubblicazione della Dominus Iesus, dichiarazione Dominus Iesus della Congregazione, anno 2000, diversi teologi chiesero alla Congregazione per la Dottrina della Fede di approfondire alcuni aspetti già enunziati in quella dichiarazione, suggerendo un nuovo documento circa la salvezza cristiana. Al riguardo, dopo aver attentamente approfondito tale importante tematica, in collaborazione con i consultori della congregazione, viene oggi presentata la lettera Placuit Deo su alcuni aspetti della salvezza cristiana. La pubblicazione di questa lettera, indirizzata ai vescovi della Chiesa Cattolica e più in generale a tutti i fedeli, è stata decisa dalla sessione plenaria della congregazione svoltasi nei giorni 23-26 gennaio 2018, dunque un mese fa, e approvata il 16 febbraio 2018 dal Santo Padre, che ha chiesto di pubblicarla quanto prima. Il documento intende mettere in evidenza, nel solco della grande tradizione della fede e con particolare riferimento all'insegnamento di Papa Francesco, alcuni aspetti della salvezza cristiana che possono essere oggi difficili da comprendere a causa delle recenti trasformazioni culturali. Quali sono queste trasformazioni culturali che offuscano la confessione di fede cristiana che proclama Gesù unico e universale Salvatore? Il Santo Padre Francesco, nel suo magistero ordinario, fa spesso riferimento a due tendenze che assomigliano in alcuni aspetti, sottolineo in alcuni aspetti, no? A due antiche eresie, il pelagianesimo e lo gnosticismo, anche se è grande la differenza tra il contenuto storico odierno, tra il contesto storico odierno secolarizzato e quello dei primi secoli cristiani. In particolare, nei nostri tempi, dice il Santo Padre, prolifera un neopelagianesimo per cui l'individuo radicalmente autonomo pretende di salvare se stesso senza riconoscere che egli dipende nel più profondo del suo essere da Dio e dagli altri. La salvezza si affida allora alle forze del singolo, oppure a delle strutture puramente umane, incapaci di accogliere la novità dello Spirito di Dio. D'altra parte, un certo neognosticismo presenta una salvezza meramente interiore, rinchiusa nel soggettivismo. Si pretende così di liberare la persona dal corpo e dal cosmo materiale, nei quali non si scoprono più le tracce della mano provvidente del Creatore, ma si vede solo una realtà priva di senso, manipolabile secondo gli interessi dell'uomo. La presente lettera vuole affrontare queste tendenze riduzioniste che minacciano il cristianesimo odierno e ribadire che la salvezza, secondo il disegno d'alleanza del Padre, consiste nella nostra unione con Cristo. Brevemente vorrei soffermarmi sulla parte antropologica e cristologica della lettera, lasciando a Monsignor Morandi, segretario, il compito di illustrare la parte ecclesiologica. Oggi la salvezza interessa ancora l'uomo? Sì, la nostra esperienza infatti ci insegna che ciascun uomo è alla ricerca della propria realizzazione e felicità. Molto spesso questa aspirazione coincide con la ricerca della salute fisica, del benessere economico, della pace interiore, di una serena convivenza. A questo desiderio positivo del bene si affianca la lotta a ogni tipo di male, l'ignoranza, la fragilità, la malattia, la morte. Riguardo a questa aspirazione, la fede in Cristo ci insegna, rifiutando ogni pretesa di autorealizzazione neopelagiana,
attraverso il possesso, il potere, la scienza, la tecnica, che niente di creato può soddisfare tutto l'uomo, perché Dio li ha destinati alla comunione con Lui e il nostro cuore sarà inquieto finché non riposi in Lui, come insegna Sant'Agostino in un conoscitissimo testo. Il Santo Padre chiama queste tendenze neopelagiane perché hanno in comune con il pelagianesimo la dimenticanza dell'opera di Dio in noi. Inoltre, è necessario ricordare che l'origine del male non si trova, come insegnavano le antiche dottrine gnostiche, e oggi in certo modo si ripropone nel mondo materiale e corporeo. La fede proclama che tutto il cosmo è buono, che il male che più danneggia l'uomo è quello che procede dal suo cuore. La separazione da Dio, a causa del peccato, porta alla perdita d'armonia tra gli uomini e degli uomini con il mondo, introducendo il dominio della disgregazione e della morte. In conseguenza, la salvezza che la fede ci annuncia non riguarda soltanto la nostra interiorità, ma il nostro essere integrale. È tutta la persona, infatti, in corpo e anima, che è stata creata dall'amore di Dio a sua immagine e somiglianza ed è chiamata a vivere in comunione con Lui. Secondo la fede cristiana, non solo l'anima, ma anche il corpo brama la salvezza. Per comprendere più a fondo la grande novità di Cristo Salvatore, ignorata da queste tendenze brevemente ricordate, bisogna ricordare il modo in cui Gesù è Salvatore. Egli non si è limitato a mostrarci la via per incontrare Dio, una via che potremmo poi percorrere per conto nostro, obbedendo alle sue parole e imitando il suo esempio. Cristo, piuttosto, per aprirci la porta della liberazione, è diventato egli stesso la via, come dice il Vangelo di San Giovanni. Gesù, figlio incarnato del Padre, è l'unico Salvatore. Egli testimonia la primazia assoluta dell'azione gratuita di Dio, mostrando l'infondatezza della prospettiva neopelagiana individualista, perché la grazia sempre precede, pur esigendola, ogni opera umana. Nello stesso tempo, mediante l'agire pienamente umano del suo Figlio, il Padre ha voluto rigenerare il nostro agire, affinché, assimilati a Cristo, possiamo compiere le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. È altresì chiaro che la salvezza che Gesù ha portato non avviene in modo soltanto interiore, in forma intimistica e sentimentale, come vorrebbe forse questa visione neognostica. Infatti, in quanto il Figlio si è fatto carne, facendo parte della famiglia umana, si è unito in certo modo ad ogni uomo, come dice il Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. E ha stabilito un nuovo ordine di rapporti con Dio suo Padre e con tutti gli uomini. Proprio nel rapporto con Dio e con i fratelli trova l'uomo il suo pieno compimento. Si spera che questa lettera possa aiutare i fedeli perché prendano ulteriori coscienza della loro dignità di figli di Dio. La salvezza non può ridursi semplicemente a un messaggio, a una prassi, a una gnosi oppure a un sentimento interiore. Come ha scritto Benedetto XVI, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Grazie per l'attenzione. Grazie Eccellenza. Monsignor Morandi. Bene, io vorrei brevemente presentare la parte ecclesiologica che ritroviamo nei capitoli 5 e 6 della nostra lettera e che costituisce una sorta di corollario di quanto è esposto precedentemente. Perché secondo la fede cristiana, infatti, la salvezza consiste nell'essere in comunione con Cristo grazie al dono del suo Spirito per poterci unire al Padre come figli nel Figlio e diventare così un solo corpo nel primogenito tra molti fratelli. Il Signore Gesù infatti è allo stesso tempo il Salvatore e la salvezza. In altre parole, dobbiamo domandarci dove e come possiamo ricevere questa salvezza. Numero 12 della lettera con chiarezza afferma il luogo dove riceviamo la salvezza portata da Gesù è la Chiesa, comunità di coloro che, essendo stati incorporati al nuovo ordine di relazioni inaugurato da Cristo, possono ricevere la pienezza dello Spirito di Cristo.
comprendere questa mediazione salvifica della Chiesa è un aiuto essenziale e anche indispensabile per superare ogni tendenza riduzionista. Come ci ricorda la Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Vaticano II, la Chiesa è il sacramento universale della salvezza, è in Cristo segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Con la Chiesa, dunque, non è soltanto e prima di tutto un'istituzione umana, perché essa è inseparabilmente unita a Cristo come il corpo al capo e la sposa allo sposo. Essa, come nuovo popolo di Dio, convoca a sé il luogo in cui tutti gli uomini di tutti i tempi possono trovare il Salvatore e la salvezza. La salvezza che Dio ci offre, infatti, dice sempre il numero 12, non si ottiene con le sole forze individuali come vorrebbe il neopelagianesimo, ma attraverso i rapporti che nascono dal Figlio di Dio incarnato e che formano la comunione della Chiesa. Pensiamo a tutta la riflessione poderosa dell'Apostolo Paolo nelle sue lettere. Inoltre, dato che la grazia che Cristo ci dona non è, come pretende la visione neognostica, una salvezza meramente interiore, ma che ci introduce nelle relazioni concrete che lui stesso ha vissuto, ci incorpora nella Chiesa, che è una comunità ad un tempo visibile e invisibile, nella quale, mentre ci accostiamo ai fratelli, specialmente a quelli che sono più nel bisogno, tocchiamo realmente la carne di Gesù. La salvezza mediata dalla Chiesa consiste quindi nella incorporazione in una comunione di persone che partecipa alla comunione della Trinità. Con la visione individualistica neopelagiana e quella meramente interiore neognostica contraddicono inoltre apertamente anche l'economia dei sacramenti, per mezzo dei quali Dio ha voluto salvare ogni persona umana. La partecipazione nella Chiesa, a nuovo ordine di rapporti inaugurati da Gesù, avviene attraverso i sacramenti, tra i quali il battesimo e la porta e l'Eucaristia, la sorgente e il culmine. Si vede così, da una parte, l'inconsistenza delle pretese di autosalvezza che contano sulle sole forze umane. La fede, al contrario, confessa che siamo salvati tramite il battesimo, il quale ci imprime il carattere indelebile dell'appartenenza a Cristo e alla Chiesa, da cui deriva la trasformazione del nostro modo concreto di vivere i rapporti con Dio, con gli uomini e con il creato. Così purificati dal peccato originale, da ogni peccato, siamo chiamati ad una nuova esistenza conforme a Cristo. Con l'economia dei sacramenti si oppone anche a quelle tendenze neognostiche che propongono la salvezza semplicemente interiore, intesa come liberazione dal corpo, dalle relazioni concrete in cui vive la persona. Al contrario, la vera salvezza, lungi dall'essere liberazione dal corpo, include anche la sua santificazione. Il corpo umano che è stato modellato da Dio, il quale ha iscritto in esso un linguaggio originario e ce lo ha comunicato nell'economia corporale dei sacramenti. Ecco, grazie dunque ai sacramenti, i cristiani possono vivere in fedeltà alla carne di Cristo, in conseguenza in fedeltà all'ordine concreto che Egli ci ha donato. E chi ha trovato Gesù Salvatore, che ha fatto l'esperienza di questo incontro, è sempre missionario e vive di una grande speranza. Per questo la breve conclusione della lettera accenna alla dimensione missionaria e anche escatologica della vita cristiana. Inviata da Dio a tutti i popoli, la Chiesa si sforza di annunciare il Vangelo, la vera buona novella della salvezza a tutti gli uomini,
e collega questo annuncio con la disponibilità a stabilire un dialogo sincero e costruttivo con i credenti di altre religioni, nella fiducia che Dio può condurre verso la salvezza in Cristo tutti gli uomini di buona volontà nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. E mentre si dedica con tutte le sue forze all'evangelizzazione, la Chiesa invoca la venuta definitiva del Salvatore, perché nella speranza siamo stati salvati. Ecco, contemplando questo orizzonte, diremo così, escatologico, noi sappiamo che la salvezza dell'uomo sarà compiuta solo quando, dopo aver vinto l'ultimo nemico, la morte, parteciperemo compiutamente alla gloria di Gesù risorto, che porterà a pienezza la nostra relazione con Dio, con i fratelli e con tutto il creato. La salvezza integrale dell'anima e del corpo è il destino, è la vocazione finale al quale Dio chiama tutti gli uomini, e fondati nella fede, sostenuti dalla speranza e operanti nella carità, sull'esempio di Maria, la madre del Salvatore, la prima dei salvati, siamo certi che la nostra cittadinanza è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Bene. Grazie Eccellenza. Adesso a voi, e fate le domande adesso, perché dopo credo che hanno un impegno. E c'è sempre molto interesse nel CDF, però cerchiamo di rimanere in tema. Sano. Sandor Magister, Settimo Cielo. Quando uscì Dominus Iesus, che dice queste cose, sembrò che cascasse il mondo, fuori la Chiesa, ma anche dentro, con cardinali importanti che si pronunciarono in modo molto critico, basta ricordare Cassidy, Casper, Martini, eccetera. Si diffuse anche la fake news che la Dominus Iesus fosse stata fatta in modo forzato da Ratzinger senza l'accordo pieno di Giovanni Paolo II, completamente falso, ma la notizia continuava a correre, continua tuttora a correre. Sono sorpreso dal fatto che non si risponde esplicitamente alle obiezioni che da dentro la Chiesa vennero portate contro la Dominus Iesus. La mia impressione è che questo testo scivolerà via senza affrontare quei problemi. Grazie. La domanda è per Monsignor Ladaria. Bene. Io credo che fra le oggezioni che si sono fatte a Dominus Iesus ci sono i problemi, ci sono due aspetti diversi. Il punto fondamentale di Dominus Iesus è l'universalità salvifica di Cristo. E su questo punto possono venire le oggezioni che vengano, ma la risposta c'è già. Non c'è che un Salvatore. Leggiamo gli Atti degli Apostoli, leggiamo la prima lettera di Timoteo, leggiamo tutto il Vangelo di Giovanni. Dunque, qui la fede cristiana è molto chiara. Vennero oggezioni sulla seconda parte ecclesiologica, che è una parte piuttosto poi secondaria rispetto alla prima, cristologica, che è il centro. Questo documento non intende rispondere, entrare direttamente in queste questioni che hanno avuto in ripercussione nel campo ecumenico, eccetera. Non intende entrare in questo punto. Intende spiegare nella linea di Dominus Iesus, Cristo Salvatore, insistere di più in ciò che è la salvezza cristiana. Questo è lo scopo di questo documento. E perciò è stato scritto e fatto questo documento. Questo è lo scopo. Dunque, altre cose, naturalmente, sempre si potrebbe dire tante cose. Non si finirà mai. Questo documento non pretende dire tutto e nessun documento dirà mai tutto. Ma questo è lo scopo del documento. E bisogna tenere presente, credo io, qual è lo scopo allora di questo documento. E questo è ciò che si vuole spiegare anche nell'inizio dell'introduzione di questo documento. Cristo, l'insegnamento sulla salvezza in Cristo
esige di essere sempre nuovamente approfondito. Tenendo fisso lo sguardo sul Signore Gesù, la Chiesa si volge con amore materno a tutti gli uomini per annunciare loro l'intero disegno di alleanza del Padre mediante lo Spirito Santo vuole ricondurre al Cristo, unico capo di tutte le cose. Dunque questo è lo scopo, si trova nell'introduzione, nel numero 1 della lettera. Grazie comunque per la domanda. No, semplicemente io spero che la sua previsione non si realizzi, cioè che questo documento scivoli via senza lasciare tracce, perché la prospettiva è proprio quella di aiutare i credenti a riscoprire la bellezza e il fascino di appartenere a Cristo e alla Chiesa, che appunto è l'essenza di tutto il cammino di annuncio e di evangelizzazione, e tenendo presente che nessuno è al riparo da rischi, da appartenenze parziali, da riduzioni dell'esperienza di fede, anche nel contesto in cui noi siamo evidentemente inseriti. E qui ci colleghiamo un po' a tutto il grande magistero dei papi di questo secolo, in particolare anche, come è stato espresso nell'inizio, sulla scia di alcune intuizioni spirituali e teologiche di Papa Francesco. Edward Penton, National Catholic Register. Sua Eccellenza, come è nato questo documento? Il Papa le ha chiesto di scriverlo o il CDF ha chiesto di farlo? E perché è stato pubblicato ora durante questo pontificio? E seconda domanda, il Papa ha parlato molto della rigidità della dottrina nel contesto del neopelagianesimo, ma questa parola non appare nel documento. Perché? Grazie. Allora, da dove è venuto questo documento? Noi l'abbiamo detto nella presentazione. Diversi teologi chiesero alla Congregazione per la Dottrina della Fede di approfondire alcuni aspetti già enunziati nella Dichiarazione Dominus Iesus, eccetera, suggerendo un nuovo documento circa la salvezza cristiana. Dunque, l'iniziativa non era del Papa direttamente, l'iniziativa non era della Congregazione della Fede, l'iniziativa venne di teologi che in un modo o in un altro ci hanno interpellati in questo senso. Dunque, questa è la genesi di questo documento. Perché si pubblica adesso, quando il documento è stato pronto? La redazione di questi documenti nella Congregazione della Fede è sempre molto lunga. La Congregazione ha un procedimento prima, lo studio interno, i pareri dei consultori, le approvazioni finali dei padri della Chiesa, che sono propriamente i padri cardinali, che sono propriamente i membri della Congregazione, approvazione del Papa. L'iter è molto lungo. E dunque il documento si pubblica quando si considera che è maturo, che è pronto. Dunque non c'è speciale ragione di pubblicarlo in questo pontificato in un modo o in un altro. Quando il documento è maturo si pubblica. Evidentemente anche una spinta di questo documento, come è stato detto, non l'iniziativa, ma sì poi nello sviluppo, è stata questa idea del Santo Padre: bisogna combattere questi riduzionismi. Il riduzionismo che lui chiama neognostico, che lui chiama neopelagiano, perché in un certo senso ricordano questi vecchi problemi, non che li riproducono esattamente, sarebbe impossibile a 20 secoli di distanza, no? È evidente, ma ricordano alcuni di questi aspetti. Ma non c'è niente, nessuna ragione speciale perché questo documento si pubblichi proprio adesso. Documento si è considerato già dopo lo studio, come abbiamo detto nella nostra sessione plenaria un mese fa, dopo tutti i padri cardinali sono stati convocati e loro dunque hanno dato l'approvazione a questo documento. E poi perciò, dunque, non c'è una ragione, no, adesso bisogna aspettare. No. Il documento era pronto, approvato, si pubblica. Il Santo Padre ci ha incoraggiato a pubblicarlo al più presto e lo abbiamo fatto tutto il possibile per pubblicarlo al più presto. Semplicemente. Ah, sì, ha parlato perché non c'è la parola rigidità. Era questa la domanda? Ah sì, no, la parola non c'è. Non credo che bisogna... Tante parole ha usato il Papa che qui non ci sono, no? No, non c'è nessuna ragione speciale, semplicemente no. La redazione del documento a questo punto non è venuto fuori, non c'è nessuna, nessun in,
ragione, non c'è un interesse di escludere questo, per niente, semplicemente non c'è. Nicolas Senez, Lacroix, quando la sua congregazione scrive un tale lettera al vescovo dei cattolici, identifica nella vita della Chiesa queste tendenze neopelagianismo, neognosticismo. Sarebbe possibile dare alcuni esempi concreti di queste tendenze nella vita della Chiesa oggi? Io credo che se si prende l'insegnamento del Papa Giovanni Paolo, del Papa Francesco, si vede questo. Esempi concreti non ne diamo. E non è il compito della congregazione dare esempi concreti. Ecco, vedete, no, non dobbiamo puntare col dito. E noi non vogliamo puntare col dito. Semplicemente si sono espresse queste tendenze. La tendenza dell'autosufficienza. La tendenza dell'isolamento, la tendenza dell'autosufficienza, l'uomo può da solo, no? La tendenza dell'isolamento, non tener presente che la salvezza è qualcosa di eminentemente comunitario, coinonia, comunione, tutti gli aspetti ecclesiologici che ha segnalato. Ma il documento, e nessun documento in questo momento pretende segnalare col dito, no, non è il caso, non è la cosa migliore, no, in questo momento. Emeric Pourbet, Agenzia Imedia, Eminenza, tra queste due deviazioni, qual è la più importante per lei, la prima? Direi tutte e due. In un certo senso è più facile di identificare la tendenza neopelagiana. È più facile da identificare perché noi siamo tutti con la tentazione dell'autosufficienza. Non che l'altra sia meno grave, ma forse meno facilmente identificabile. Questo si identifica molto, molto facilmente. Fra l'altro perché il pelagionismo più o meno è una cosa che si può descrivere in poche righe. L'antico gnosticismo, ci vogliono volumi, è un fenomeno complicatissimo, di una ricchezza di sfumature impressionante. Perciò bisogna tenere presente che ciò che il Papa ci dice sono punti di contatto, non vuol dire mai una riproduzione, perché questa è la storia, evidentemente passa, e questo non è possibile, è evidente, no? Questo non. Grazie. Sono Nicole Winfield dell'Associated Press. E, dopo la pubblicazione di Dominus Iesus, molte delle critiche riguardavano le relazioni ecumeniche, sì, sì, sì. E soprattutto sulla sembra la superiorità, l'esclusività della Chiesa Cattolica per la salvazione. E, mi meraviglia che questo documento appare la parola cattolica solo una volta, cioè nel titolo indirizzato ai vescovi cattolici. Quindi mi domando se quello che è stato stabilito da Dominus Iesus sulla superiorità per la pienezza della salvazione rimane nella Chiesa Cattolica o che le altre chiese sorelle cristiane con questo documento possono anche godere della pienezza della salvazione. Allora, superiorità è una parola che non è forse del tutto adatta. La Chiesa Cattolica ha ribadito in diverse occasioni, a partire dal Concilio Vaticano II, che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica. E su questa parola sussiste si sono scritte fiumi di inchiostro, no? Fiumi di inchiostro. Qual è il punto? Aggiunge subito la Costituzione Lumen Gentium, dunque siamo già ancora al Concilio Vaticano II, che è molto importante su questo punto. Anche se si trovano tanti elementi di salvezza anche nelle altre confessioni religiose cristiane,
chiese, comunità ecclesiali, che concorrono tutti, che tendono verso l'unità cattolica. In questo punto siamo. Non è che noi, che la Chiesa sia tornata indietro da questa definizione, da questa dichiarazione, da questa affermazione del Vaticano II. No. Naturalmente la Chiesa cattolica è impegnata nell'ecumenismo, lo è e lo sarà, a partire da questa convinzione, perché molto spesso si dice allora la Chiesa cattolica è convinta di ciò che è, ma se non si parla del secondo, della seconda parte, che negli altri si trovano molti elementi di santificazione e di grazia, e questo la Chiesa cattolica lo riconosce e lo riconosce volentieri, non costretta, non come chi deve fare una concessione benignamente, no, no, si riconosce veramente e volentieri, e questi valori vengono riconosciuti e apprezzati, come no, no. Dunque il fatto che non si entri direttamente in questo punto non vuol dire che l'insegnamento della Chiesa su questo argomento sia cambiato, no, rimane come era prima, no? Sempre approfondito evidentemente. Bene. Grazie, grazie eccellenza, grazie a voi. E oggi in un certo senso il giorno della salvezza, no? Ecco. Grazie. Bene, grazie tante a tutti, grazie della presenza. Grazie. Grazie. Adesso faranno qualche foto. Sì. Allora, dovete portarci belli, non...